Si è svolto a Foggia, presso il centro sperimentale Syngenta, la tappa del Big Event 2014 nell'ambito dei programmi di coltivazione Cereal Plus. I Big Event 2014 organizzati da Syngenta sono la risposta a un mercato della cerealicoltura che chiede qualità in quantità. Un'offerta completa che si pone come obiettivo la nascita di un sistema qualità che premia l'impegno di tutti gli attori e che porta sulle nostre tavole un prodotto salubre e italiano. Ci troviamo qui a Foggia presso una delle tappe del Cereal Plus che a livello nazionale permetteranno agli agricoltori di toccare con mano le nostre nuove soluzioni. Per nuove soluzioni Syngenta intendiamo non soltanto gli agrofarmaci, quindi fungicidi, diserbanti, regolatori di crescita, ma anche le nuove varietà. Syngenta è fortemente impegnata in questo senso, quindi nella ricerca e nello sviluppo di nuove varietà, proprio perché pensiamo che il connubio tra agrofarmaci e genetica possa permettere agli agricoltori di sortire i migliori risultati e nello stesso tempo rispondere in maniera compiuta alle esigenze dell'umanità, che sempre più è in crescita e quindi ha bisogno di incrementare le produzioni. In questa giornata qui a Foggia gli agricoltori hanno avuto la possibilità quindi di vedere le nuove soluzioni, i nuovi agrofarmaci, Seguris, che è un nuovo fungicida che permette di incrementare le produzioni e di difendere in maniera eccezionale il frumento duro e i cereali in generale dalle malattie delle piante. E nello stesso tempo gli agricoltori hanno potuto vedere le nuove varietà di frumento duro. Abbiamo oltre 100 parcelle, quindi un'importante base su cui lavorare per la commercializzazione delle nuove varietà di frumento duro, ma hanno avuto anche la possibilità di vedere la nuova tecnologia Aivido che riguarda la produzione di ibridi di orzo che con soli 70-100 kg per ettaro permettono di avere un incremento notevole della produzione, oltre il 20-30% di produzione in più per ettaro. Abbiamo inoltre presentato il Vibrance Gold, che è un nuovo conciante molto interessante a base di tre diversi principi attivi che permettono alla pianta di produrre un apparato radicale molto più espanso e quindi di ottenere delle produzioni importanti e soprattutto di partire col piede giusto, aspetto molto importante soprattutto dove ci sono attacchi di patogeni vari che compromettono nelle prime fasi la produzione. Quindi è un menù diciamo completo che spazia dagli agrofarmaci alla genetica, fungicidi, diserbanti nuovi anche, il Topic One, quindi credo che questo sia il modo migliore per permettere all'agricoltore di entrare in contatto con le nuove proposte di Syngenta, ripeto, nel campo degli agrofarmaci ma anche nel campo della genetica. Vi dicevo, la varietà Alteo, 8.000 ettari coltivati quest'anno, è una varietà però che è molto flessibile e adattabile, l'abbiamo visto prima nella casetta, l'abbiamo vista in campo, la troviamo da Cuneo ma la troviamo e produce molto bene anche in questa Reali, l'avete vista appena adesso in campo, quindi a varietà, vi ripeto, molto adattabile con un alto potenziale produttivo indipendentemente dalla zona di coltivazione. Sono qui a questa giornata di incontro e di divulgazione della Syngenta, è stato molto interessante essere qui oggi perché abbiamo visto molti campi sperimentali dove ci sono soprattutto ci sono molte prove di prodotti nuovi testati dalla Syngenta le differenze che abbiamo notato sono rispetto ai testimoni non trattati con nuovi prodotti che usciranno nella prossima stagione e quindi dovrebbero esserci grossi vantaggi per gli agricoltori, ce lo auguriamo sinceramente, per la protezione delle piante. Una giornata davvero interessante e tutto sommato costruttiva per noi agricoltori. E io ringrazio Syngenta per questa bella giornata, anche perché voglio dire, intanto conosciamo le novità in merito sia alle sementi, quindi le nuove varietà che saranno proposte più tardi, e anche per organizzare poi l'azienda. Teniamo conto che comunque diciamo, bisogna comunque mirare a cercare varietà come in questo caso che siano più produttive, resistenti comunque
agli attacchi che comunque vengono dall'ambiente, quindi resistenti alle malattie fogliari, all'allattamento. E in questa giornata ho visto, diciamo, alcune varietà che sono estremamente interessanti, produttive soprattutto, ed è quello che l'azienda cerca in ogni caso, perché è così, deve essere così. L'imprenditore agricolo deve anche mirare a cercare di diciamo, rendere al massimo la sua attività. Valorizzare il lavoro dell'agricoltore italiano, creare qualità e quantità, fornire un prodotto idoneo per l'industria della pasta di qualità sono gli obiettivi per valorizzare l'intera filiera.